considerarla emigrata, perché lei ormai è a tutti gli effetti milanese, anche se è nativa di Terlizzi, e comunque immagino nel suo cuore, nel suo animo, un po' di pugliesità la mantenga ancora. Ma stasera è qui con noi perché è assessore comunale alle politiche per il lavoro. Si è mica per studiare, si è mica per lavorare. Questo fenomeno come sta cambiando a Milano, soprattutto se l'emigrazione nuova è quella dei cervelli di Milano, come la sostiene, come la accoglie, come l'assiste? Ma io devo dire che per esperienza, diciamo, umana e professionale mi sento abbastanza vicina alle testimonianze che sono state portate prima. Sono anch'io arrivata a Milano a 18 anni per studiare e poi vi sono rimasta. Diciamo che da un punto di vista sociologico, demografico, faccio pienamente parte del nuovo ciclo delle migrazioni dalle regioni del sud verso il nord, che negli ultimi 15 anni hanno ripreso vigore, diciamo, dopo fasi storiche, penso ai decenni del boom economico, insomma, fino agli anni 70, in cui avevano le caratteristiche, diciamo, la caratteristica di molte delle persone che sono qui presenti, insomma, gli immigrati di prima generazione. C'è stata una fase in cui le migrazioni dalle regioni del sud a quelle del nord si sono più attenuate. L'ultimo quindicennio invece ha visto una ripresa di questo fenomeno con caratteristiche nuove. Chi si sposta dalle regioni del mezzogiorno, in primis la Puglia, sono solitamente diplomati e laureati, quindi un'emigrazione, diciamo, più qualificata, intellettuale, di persone che purtroppo per le regioni che perdono questo capitale umano, per usare una parola che viene utilizzata, diciamo, in economia, e vanno via. Io faccio parte, come dire, di questa generazione. Devo dire che oggi il tema per la città di Milano è come trattenere queste persone. Noi abbiamo scoperto, lavorando ad un progetto sull'emigrazione, come dire, dei cervelli o dei talenti italiani verso l'estero, che una grossa parte degli italiani che vanno via, e che giovani italiani, quindi giovani mediamente con alte qualifiche, con alte professionalità, partono da Milano pur non essendo milanesi. Cioè sono persone come quelle che abbiamo ascoltato che trovano nella città di Milano ragioni di attrazione in termini di formazione. Abbiamo ancora un sistema formativo terziario universitario di altissimo livello che attrae persone anche dalle altre regioni, o per fare la prima esperienza professionale, e poi da Milano partono e vanno via. Allora, se la domanda viene rivolta all'assessore della giunta del sindaco Pisapia, io dico che oggi il tema per la città di Milano è come far sì che la città rimanga attrattiva non soltanto per la formazione o per appunto le prime esperienze professionali, ma come luogo di scommessa e di investimento non solo dei giovani che dalle regioni del sud si spostano, ma anche dei giovani che vengono da altre parti d'Europa o da altre parti del mondo. Noi stiamo lavorando ad un progetto che si chiama appunto Welcome Talent, che ha proprio l'obiettivo di costruire le condizioni anche in termini di servizi per chi, diciamo, emigra, perché Milano ritorni ad essere non soltanto una piattaforma di uscita dall'Italia, ma anche la piattaforma di rientro dell'Italia e magari anche di redistribuzione verso le altre regioni del paese, soprattutto quelle del mezzogiorno. Io credo che abbiamo una sfida e un tema che ci può permettere di lavorare insieme a amministrazione milanese e Regione Puglia su questi temi, cioè sul rientro delle intelligenze, sull'investimento delle nostre intelligenze, che è l'Expo 2015, l'esposizione universale. A me è capitato di parlarne anche in altri contesti. Io credo che il tema di questi temi, di questo evento, che sono nutrizione, cibo ed energia, sono temi in cui possiamo trovare una collaborazione forte. La Regione Puglia ha fatto esperienze molto innovative sul tema delle energie rinnovabili, della sostenibilità ambientale. So che l'Istituto Agronomico del Mediterraneo ha un progetto con la società Expo, che è stato peraltro premiato dal BIE, sui temi del, appunto,
dell'industria agroalimentare, della ricerca agroalimentare, sono tutti temi che ad alta densità di intelligenza, diciamo, e di ricerca, che possono essere terreno di sperimentazione per i nostri giovani e su cui si può veramente lavorare insieme per far sì che questa alleanza tra la città di Milano e la regione Puglia ritorni confermata sui temi del futuro, cioè su quello che faranno dell'Italia, a partire da Milano, diciamo, una possibilità di rilancio di scommessa economica, che restano i temi della sostenibilità ambientale, della ricerca e dell'investimento e dell'utilizzo di tutte le intelligenze che sono state testimoniate negli interventi, diciamo, precedenti di cui abbiamo bisogno. Grazie.